Allora, questo è un video, vi dicevo, quando escono cose nuove o viene archiviato il caso, ovviamente farò un video su Liliana. È stata richiesta più che altro l'archiviazione, non è ancora archiviato, è richiesta l'archiviazione da parte della procura, con, diciamo, motivazione del suicidio, insomma, no? Adesso vedremo un po' meglio. È una cosa grossa, molto attesa, e diciamo che quando ho saputo la notizia ho detto finalmente. A questo proposito vorrei spiegare una cosa, no? Alcuni sono rimasti molto delusi invece, ad esempio Nicola, l'ho visto un po' provato nel suo video, ne ha fatto più di uno, persino in treno, perché ovviamente ci aveva questa cosa di parlare molto di questo fatto grosso, e sembrava molto deluso, no? Vorrei spiegare perché io non sono particolarmente deluso, diciamo che la delusione per me è una sorpresa negativa. Qui non c'ho la sorpresa, io ho avuto un anno di tempo per prepararmi a quest'idea. Perché l'argomentazione, la pista privilegiata della procura e il suicidio usciva già nel febbraio, capito? Non questo febbraio dell'anno scorso, cioè poco dopo aver trovato il corpo e fatto l'autopsia, già si diceva che questa era la pista privilegiata. E quindi non è una sorpresa. Oltre a questo, per me era da archiviare perché non ci sono sviluppi e non c'è motivo di pensare che ne arrivino. Che sviluppi volete che vengano fuori? Un testimone, un super testimone che ha visto tutto e si ricorda solo adesso, dopo un anno di parlare, che credibilità avrebbe? Praticamente nulla, un mitomane sarebbe. Esami, esito di esami, che esami ci sono ancora da fare? Cioè, sono già stati fatti e anche l'idea di ripeterne alcuni col corpo dopo un anno sottoterra, non c'è niente che si possa analizzare a livello biologico. Quindi si era in una fase di impasse, non c'erano sviluppi, allora si archivia. Riguardo il fatto della scelta per suicidio, ovviamente io vi ho già fatto sapere, non voglio ripetervi tutto il discorso, che per me ci sono molti elementi che fanno pensare a qualcosa di diverso dal suicidio. E vi dico solo una cosa, perché è veramente qualcosa che ho scoperto che mi ha sorpreso. Io pensavo che a volte le divergenze di opinioni che ci sono dovute soprattutto alle informazioni che si hanno, no? Uno ha certe informazioni, un altro ne altre, e si raggiungono conclusioni diverse. Ma pensavo che il modo di ragionare fosse simile in quasi tutte le persone. In realtà adesso scopro che non è vero, perché nel caso del suicidio, molte persone che conosco pensano che non sia un suicidio, no? Ma sembra che a nessuno interessi il fatto che è quello che aveva catturato la mia attenzione all'inizio, che Liliana era come imballata, cioè il suo corpo era nascosto dentro sacchi neri. E io ho pensato che fosse chi l'ha uccisa, che l'ha messa nei sacchi neri per magari trasportarla o nascondere il corpo. E non che lei si fosse inserita nei sacchi neri prima di suicidarsi. Questa cosa per me è molto grossa e sembrava già solo quella escludere il suicidio. Poi sono venute fuori mille cose che non sto a ripetere, le foto di trovamento sembrava fosse stata picchiata. Adesso recentemente altri hanno scoperto le scarpe lasciate in modo diverso, un sacco di particolari che sembrano azioni da parte di terzi, le scarpe pulitissime, non si capisce come sia arrivata fin lì senza sporcarle, tante tante cose. Ma a me bastava già quello dei sacchi neri inserito. Invece ho notato che anche persone che tutto sommato pensano che non si sia suicidata si basano su argomentazioni diverse, magari anche sicuramente più interessanti e articolate. Ma come dire che tutti ignorano questo fatto che essere inseriti in sacchi neri è un po' strano per chi si suicida? Ironia della sorte, l'unica persona che sembra aver avuto la mia stessa reazione emotiva è stato Heather McPallister, che quando ha parlato di questa cosa ha detto: ma siamo pazzi. È vero, Heather, siamo solo noi due in tutta internet che la pensiamo così. Per gli altri può anche non essere un suicidio, ma per altri motivi che sono belli, elaborati e mi piacciono. Comunque questa è una piccola parentesi. Tenete conto, perché è una parentesi che non riesco a chiudere subito, per chi pensasse: ah, ma tu sei troppo sospettoso riguardo ai suicidi, ci sono purtroppo nella mia città, nella mia regione, persone che si sono suicidate. E alcune io le conoscevo, non tutte in modo diretto, a volte erano amici dei miei amici, amici dei miei parenti, non è che appena conosco me si suicida, insomma, erano un po' indirette, ma comunque le conoscevo e ho saputo i dettagli dei loro suicidi e mai, neanche una volta ho pensato: ma che strano, suicidarsi così, c'è qualcosa di strano. No, perché si suicidavano in modo normale, magari non era il tipo di suicidio che io avrei scelto, perché mi sembrava troppo doloroso buttarsi nel fiume, nell'Adige, è un classico buttarsi a fiume, no? Ma secondo me ci si mette un sacco a morire. Devo dire, sono detto, che non c'è nessun metodo di suicidio che mi fa dire: questo mi piace. No, non mi voglio suicidare in nessun modo.
Ma comunque capisco che la gente può avere certe cose. C'è chi si è buttato in un fiume, chi si è buttato da grandi altezze, ci sono molte opportunità intorno alla città. C'è chi, persino, una donna che si è uccisa con un sacchetto in testa, pensate un po'. E neanche in quel caso ho pensato c'è stato qualcosa. Ma perché lei prima non si era messa su il sacco anche sulle gambe, sulla testa? Perché non ha fatto cose strane di fronte alla gente che si suicida? È molto triste, non ho voglia di fare pagliacciate assurde o complicate, fare cose più banali in fondo. Comunque, beh, lasciamo perdere. Ci sono cose belle anche comunque in questa archiviazione, nel senso che emergono, vengono fuori gli atti. Adesso abbiamo alcuni fotogrammi delle telecamere, e tra poco li guardiamo, che ero molto interessato, sapete, soprattutto a quelle di Piazzale Gioberti, ma anche quell'altra, diciamo, dell'immondizia di Via Mano Chiesa, per vedere se è proprio lei. Tra poco le guardiamo insieme. Però lasciatemi dire qualche parola relativa alle cose interessanti scritte anche nella richiesta di archiviazione. C'è quel fatto, ad esempio, che non si esclude la possibilità che sia morta il 14, anzi, si tratta di interpretare un po' le parole, eccetera, ma le intenzioni quasi, sembra quasi che l'argomento, il discorso fosse probabilmente morta il 14, ci sono molti elementi che lo confermano, ma se anche fosse morta il 3 gennaio, non importa, cioè non cambia niente che si suicidi prima o dopo. No? Sembra quasi che quella della morte il 14 dicembre fosse diventata la prima scelta, che è in aperto contrasto con la perizia, in apparenza, perché poi è uscita una nuova perizia che è un po' più possibilista riguardo alla possibilità di congelamento o refrigerazione, quindi anche questa la considero un po' una buona notizia in un certo senso. Allora, c'è chi dice no, c'è chi si oppone, non è che adesso vi devo dire che oggi è giovedì, spero di non sbagliarmi, è giovedì oggi e non so quando vedrete il video, spero di riuscire a farlo già per domani perché appunto tolgo la parte dei commenti e tutto per essere più rapido nel fare il video. Comunque tutti i commenti arretrati a sto punto ci saranno nel prossimo, sotto il prossimo. Per adesso sembra abbastanza chiaro che i legali, diciamo, periti di Sergio Resinovic non siano d'accordo per nulla. Claudio Sterpin a voce ha fatto sentire, insomma, in TV, in interviste varie, che lui non è per nulla convinto, l'ha sempre detto. Anche se non ho ben capito, ma mi sembra che Claudio Sterpin non abbia avvocati o periti, qualche persona che abbia, diciamo, anche così, in termini legali quasi, la possibilità di intervenire in questa discussione che ci sarà tra la procura, le parti e poi il GIP a dirimere la questione, a decidere. Non ho capito ancora benissimo la posizione di Sebastiano. E poi chi c'è? Ecco, volevo farmi questo discorso e prima di tutto devo ringraziare Elena che mi ha informato su questi retroscena a cui non avevo fatto caso. Cioè, l'avvocato Gentile Nicodemo proviene praticamente dall'associazione Penelope. L'associazione Penelope è stata fondata da Gildo Claps, che è il fratello di Elisa Claps, scomparsa negli anni 90 a Potenza, mi pare. Questa associazione aiuta gratuitamente, da quel che ho capito, i parenti di vittime di scomparse, di persone scomparse. E io credo di capire il motivo molto nobile che ha spinto Gildo Claps a fondare appunto Penelope, perché non vuole che altri passino quello che ha passato lui. Quando la sua sorellina di 16 anni, adesso faccio a memoria, non mi ricordo bene tutto, scompare, non torna più a casa e non si sa più niente di lei. Ovviamente fanno denuncia di scomparsa e tutto, ma in pratica non si scopre nulla per anni e anni. Poi verrà trovata nel sottotetto di una chiesa moltissimo tempo più tardi. E ancora più tardi si scoprirà che l'ha uccisa Danilo Restivo, che poi verrà arrestato, processato e condannato in Inghilterra, non in Italia, dove c'è stata qualche difficoltà, diciamo, a incolparla, mettiamola così. Comunque l'impressione è che Gildo Claps si è reso conto di che angoscia vivono i parenti di persone che scompaiono quando soprattutto la giustizia non riesce, diciamo, a essere efficiente in tempi rapidi, magari. E quindi è particolarmente interessante che una persona, un avvocato dell'associazione Penelope, cioè Gentile Nicodemo, sia in questo caso, che non dimentichiamo, c'era incominciato come Liliana scomparsa, no? Poi dopo è stato trovato il corpo, ma all'inizio era una persona scomparsa. Tutto fa pensare che sia piuttosto motivato non solo
Nicodemo, l'avvocato Nicodemo, ma anche Gabriella Marano, che non credo che sia dell'associazione penale, non sono sicuro di questo. Comunque anche lei fa parte del pool di periti, diciamo così, Sergio Resinovic. Anzi, fatto, vi faccio vedere un'intervista che ha concesso appunto Gabriella Marano, che praticamente, insomma, Liliana non si è suicidata, è stata uccisa, per questo vogliamo opporci alla richiesta di archiviazione. Questa è la sintesi iniziale. Qua vi faccio vedere, se volete guardare, ci sono vari argomenti usati. Quindi, insomma, sembrano piuttosto motivati, no? Sia Gentile Nicodemo che la dottoressa Gabriella Marano. E quindi si opporranno, diciamo così, faranno una controvalutazione rispetto a quella della procura. Io personalmente, anche che non c'entra un accidente in questa vicenda, ovviamente, non mi opporrò perché voglio ritornare su questo argomento. Non si va avanti così, cioè non c'è motivo di pensare che ci siano sviluppi in questo filone di indagine, diciamo, dove non c'è stato nessun inquisito, nessun indagato e quindi deduco io niente telefoni intercettati, niente perquisizioni, nulla che teoricamente potrebbe far scoprire qualcosina magari, no? E non c'è motivo che le cose cambino adesso, per cui proprio non aveva alcun senso andare avanti, perché tutto questo, oltre a creare una brutta atmosfera in tutti i presunti, i sospettati, anche se in teoria non c'era nessuno di sospettato, hanno logorato un po' anche noi, diciamo la verità. Io mi sento logorato. E anche Nicola mi sembra un po' logorato, devo dire, negli ultimi video. Adesso facciamo un altro piccolo capitolo e dopo vediamo una cosa divertente, cioè divertente, oggettiva e interessante delle telecamere. Allora, in questo capitolo vorrei parlarvi del perché è stato logorante un po' per tutti. In pratica si è detto, no, molta confusione, molto complicato, tante ipotesi diverse, eccetera, eccetera, va bene tutto. Devo dire che io ho notato anche qualcosa di simile a disinformazione, che è qualcosa di diverso da dire una bugia. Tenete conto che una bugia, le bugie ci sono sempre nei casi, diciamo, le cronaca nera, perché non fosse altro il colpevole non ci dice di essere colpevole e quindi mente. Ma quella non la chiamo disinformazione, insomma. Disinformazione è proprio mettersi intorno a un tavolo e dire inventiamo una storia, cerchiamo di far credere che le cose siano andate in un modo o in un altro, per difendere qualcuno, per incolpare qualcun altro. Quando lo si fa, vengono fuori cose complesse, articolate, che sembrano coerenti, perché si fa in modo di creare elementi diversi che le rendono coerenti. È la prima volta, devo dire, che in tanti casi che ho seguito, che vedo una cosa del genere, in un caso, che non è quello di Ustica comunque, dove non sembrava che ci fossero elementi per pensare a tutta questa organizzazione, che in effetti anche a me sembra un po' strana, è solo un dubbio che ho avuto io. Che ci sia chi abbia voluto creare un po' storie fasulle, tenete conto che questo mi ha deluso davvero. Vedere così tante persone credere a certe storie magari inventate. Perché lì ho avuto anche un po' un dubbio, no? Quando si perde fiducia in natura umana, proprio, che è una cosa drastica. Ma ovviamente sono solo così. Esagerazioni emotive. In realtà si può capire perché tante persone credono in storie magari fasulle, non è che siano tutti sciocchi, è che comprensibilmente, la maggioranza delle persone non ha il lusso, non si può permettere il lusso di passare ore e ore a approfondire mille verifiche per ogni notizia. Devono lavorare, devono fare tante cose, hanno poco tempo libero, ritagli di tempo e allora in quei ritagli danno un'occhiatina alla trasmissione di punta in TV, un titolo dei giornali, magari senza neanche leggerlo tutto, poche informazioni e se per colmo di sfortuna sono incomplete e qualcuno imprecise, parti da queste brutte informazioni non precise e raggiungi conclusioni sbagliate, ma tutto questo è normale se non si hanno informazioni aggiornate, accurate e così via. Comunque è un po' deludente, ma comunque bisogna vedere il bicchiere mezzo pieno. Molte persone sono riuscite, secondo me, ad avere le idee piuttosto chiare anche in questa grande confusione che si è creata. Vi dicevo prima della delusione del vedere che tanta gente, insomma, è stata ingannata in pratica, secondo me. Ma c'è un danno anche maggiore, cioè in pratica è quasi impossibile avere la stessa opinione, anche tra amici, tra persone che magari collaborano, come succede a me e al mio team. Nessuno di noi ha un'opinione esattamente identica all'altra, che va bene, segno di, capito? Complessità mentale, avere idee articolate, però è un po' deludente, anche perché c'è il rischio che questo crei un po' di malanimo. Sapete che in America c'è un vero trend, che è stato analizzato, insomma,
quello dei divorzi a causa della politica. Cioè, in pratica, moglie e marito, tra moglie e marito non mettere la politica. Quando tutti e due sono appassionati di politica, ma dei partiti opposti, lì le cose le fanno facili, o democratici o repubblicani, ma ci sono anche sfumature, ovviamente, moderati o meno moderati, eccetera. Molto spesso si arriva al divorzio, perché ognuno dei due sente la propria campana propagandistica, che sono sempre esagerate queste campane, non sono mai ragionevoli per quelli di sinistra, per i democratici, per i liberal, i conservatori sono tutti fascisti, razzisti, omofobi, servi dei padroni, o loro stessi padroni, e nemici della povera gente. Per quelli di destra, quelli di sinistra sono tutti pazzoidi, nemici della libertà, nemici del paese, dall'inno nazionale alla torta di mele. Con questo tipo di propaganda, quando poi marito e moglie credono ai diversi tipi, si litiga molto, cioè diventa difficile proprio far finta di niente. Il meglio sarebbe non parlare di questo argomento, ma a volte non ci si riesce. Ovviamente il caso di Liana non è proprio come la politica, ma tutto questo tempo passato, quando è stato approfondito l'argomento, si sono radicate delle idee che diventano come ideologie politiche. È una questione di principio portarle avanti anche magari di fronte a evidenze un po' contrarie, ma ognuno può vedere le evidenze che vuole. E a proposito di cose da vedere con gli occhi, adesso facciamo il capitolo che è più interessante, di vedere queste benedette immagini, alcuni fotogrammi delle telecamere, di cui si era parlato tanto, ma senza mai farcele vedere né a noi né ai parenti, tra le altre cose. Allora, adesso vediamo le immagini, alcuni fotogrammi mostrati a chi l'ha visto, delle telecamere. Devo dire la verità, piccolo riassunto delle precedenti puntate. Nessuno le aveva mai viste prima, soltanto adesso che sono state archiviate, cioè si sta per cercare l'archiviazione, vengono mostrate, non le aveva viste nemmeno i parenti. L'unica persona che le aveva un po' viste è stata Gabriella, che in una videoconferenza con la dottoressa Bruzzone disse: in effetti ho visto quelle della scuola allievi ufficiali che danno su via Damiano Chiesa, e poi ha detto non è lei. Quella ha fatto l'immagine più chiara di tutte, e per Gabriella non era Liliana, quindi poi ci concentriamo un po' su quella. Di Piazzale Gioberti ha detto Gabriella, non me l'ha fatta vedere, mi ha detto che era un'immagine vaga, confusa. Devo dire che, guardiamola, è molto vaga, molto confusa. Qui era stato messo anche, fra l'altro, in simbolo di chi l'ha visto, proprio a coprire quel poco che si vede. Ho cercato di rimuoverlo per ricostruire l'immagine sotto, ma non so cos'è l'immagine sotto, cioè proprio non la capisco io questa immagine, devo dire, non riesco a capirla. Questo groviglio che sembra bianco dovrebbe essere una persona, bianco perché è colpito da luce del sole o dei fari, forse del sole. È veramente difficile capire qualunque cosa. Comunque, insomma, è chiaro che qui non è che si riconosce se è Liliana, non si riesce a capire neanche se è un uomo o una donna, se è giovane o vecchio, non si capisce nulla. Io proprio non riesco a vedere dove sono le gambe e le braccia, cioè vedo una strana macchia bianca, forse guardo nel posto sbagliato. Da notare che ci poteva essere qualche illusione in quest'ottica, perché si diceva la telecamera dell'autobus. Liliana, si presumeva, passava sulle strisce per andare verso la chiesa con la cosa degli autobus lì davanti, quindi era vicino l'autobus, no? In realtà, secondo me, queste telecamere dell'autobus hanno il grandangolo, e il grandangolo è terribile, io lo odio il grandangolo, perché il grandangolo praticamente fa sì che inquadri una zona molto ampia, che sembra una cosa bella, ma per far star tutto nell'immagine, tutto diventa più piccolo e quindi più lontano e confuso, e in effetti qui non si riesce a riconoscere nulla. Quindi no, non è un'immagine chiara in cui si vede il viso, io non riesco neanche a vedere la testa qua, francamente, perché non capisco bene. Altre immagini sono anch'esse estremamente confuse, in cui è ridicolo anche solo immaginare di riconoscere qualcosa. Vi faccio vedere, ci sbarazziamo subito di quelle assurdamente confuse. Questa, per esempio, che forse questa, fra l'altro ringrazio Devan, foto di repertorio di Devan, perché lui è di Trieste, sapete, e ha anche un gran senso dell'orientamento, per cui in pratica mi ha aiutato per localizzare questi luoghi. E se io dovessi sbagliare, ve lo dico subito, è colpa mia, perché
Ho cercato di seguire le sue indicazioni, ma magari qui non so se siamo alla Guardiella, per esempio. C'ho questo dubbio, perché mi ha spiegato tutto il percorso. Questa è la strada di Guardiella. Potrebbe essere, però qui non vedo riferimenti io, in effetti. Comunque, qui la cosa assurda per me è che proprio non si capisce dov'è la persona, cioè qua ci dovrebbe essere una persona, vedete che c'è la freccia gialla, no? Che cosa indica? Io qua vedo questo, guardate la manina che muovo del mouse, che potrebbe essere una persona, potrebbe essere un palo con disegni diagonali. Qui viene indicata in una direzione diversa, questa ombra sotto la mia mano, è qui che c'è una persona. Qui non si parla di riconoscere, ovviamente, è ridicolo solo pensarlo. Qui ne abbiamo un'altra, ah sì, questa è interessante perché sarebbe questa persona, indicata dalla freccia nera, questa, che sta buttando via i sacchi dell'immondizia. Questi sono dei cassonetti, no? Qui ovviamente non si riesce a vedere nulla, come sempre, sgranatissima, sfocata. La logica qual è? Che gli inquirenti hanno trovato una prima immagine che, come vedremo tra poco, ve la mostro per ultima, quella più interessante. Potrebbe essere Liana, può avere una vaga somiglianza. Dopodiché si suppone abbiano seguito questa donna nelle varie telecamere, guardando i tempi, supponendo che sia sempre la stessa persona, no? Come dire. Qui non si vede quasi niente, ma si suppone che sia sempre la stessa. Da notare che qui, e lo capiremo meglio dopo questo discorso, sembrerebbe che lei, ma non lo si vede ovviamente, non si può vedere dov'è la faccia, è una macchia, che lei ci dia un po' la schiena, io immagino questo almeno. A questo punto questa macchia nera che sto toccando con la mano sarebbe la borsa, che però adesso sarebbe sul fianco destro, invece ce l'aveva sul fianco sinistro Liliana. E in effetti in altre foto di questa donna si vede sul fianco sinistro. Comunque anche questa è estremamente confusa. Andiamo a vedere un'immagine, alcune immagini un po' migliori, diciamo. Ecco, qui ne vediamo una sfocata di spalle, in cui non si vede assolutamente il viso, si vede questa cosa nera, guardate la freccia, posso ingrandire anche un po', ma che dovrebbe essere la borsa. Da notare che si nota in più, di più in un'altra, sembra anche un po' gonfia questa borsa, per essere con dentro solo una bottiglietta delle chiavi, per cui o non è questa persona, oppure aveva la borsa piena di Liana, che sono interessanti ipotesi. Andiamo verso quelle più riconoscibili. Beh, ecco qui è tutto grigiastro, l'unica cosa che si intuisce abbastanza è che ha delle borse nelle mani, insomma, dei sacchi. Sembrano pesanti, sembrano tante, anche un po' eterogenee, ma anche qui non si capisce quasi nulla. Andiamo quindi a vedere quella che in pratica è l'unica che mostra qualcosa di intellegibile, questa qua. Questa qui, allora, è Liliana Resinovic, santo cielo. Qui vedete, io temo che sia un po' come guardare le nuvole in cielo, ognuno vede quello che vuole. Io credo, abbiate pazienza, ma io devo farlo questo piccolo discorsetto psicologico, che chi è convinto, è sempre stato convinto, ancora prima di vedere le immagini, che nessuno le ha viste, che Liliana sia uscita di casa, quando la vede dice è lei, perché già nella testa sei sicuro che sia uscita, ti fanno vedere uno che potrebbe vagamente assomigliare, quindi è lei. E ci si interessa soltanto, notare che questa è in via Damiano Chiesa, ed è quella catturata dalla scuola sotto allievi, sotto ufficiali, eccetera. In realtà, a essere un po' onesti, insomma, non mi potete dire che questo viso che io ve l'inquadro ci dice che questa è Liliana Resinovic, cioè qua è una macchia, sono macchie. Fra l'altro, lasciatemi dire che quelli che dovrebbero essere i capelli sono sorprendentemente neri, un nero corvino. Liliana sappiamo che insomma aveva 60 anni, così probabilmente il suo colore naturale attualmente è il bianco, il grigio chiaro, ma se li tingeva e se li era tinti non molto tempo prima. Nelle foto di ritrovamento si vede un primo piano dei capelli e non erano neri assolutamente, erano sul marrone, castano, rosso ramato, non sono molto esperto, ma comunque il nero lo riconosco, non erano assolutamente neri. Da notare che anche qui dove mostro con la mano c'è dell'altro nero, ma si spera che non sia la barba ovviamente, ma si suppone la mascherina. Però strano che abbia una mascherina anche in testa e strano anche che sia un cappello, anche se ovviamente stiamo parlando di immagini confuse, sgranate al massimo, per cui cioè diciamo che la testa sembra piatta.
sia un cappello che anche la capigliatura normale di Liliana è un po' tondeggiante, come sì, ci si può aspettare. Quindi diciamo che a me sembra più, magari diminuendo, quasi abbiamo l'impressione di vedere meglio la figura, ma è un'illusione perché la risoluzione è quella. Qui io francamente non è che vedo Liliana, io vedo una persona che non sono neanche sicuro che sia una donna, potrebbe esserlo perché c'è la borsa che sembra da donna, ci sono anche dei borselli un po' vistosi, ma diciamo pure che mi va bene che sia una donna, molto eretta come posizione, magra, con i capelli veramente troppo scuri, carica di borse che fra le altre cose sono molto eterogenee, non sembrano neanche sacchi dell'immondizia, ma sacchi della spesa, come se avesse fatto la spesa, anche se poi comunque una persona simile butterà via dei sacchi, è sempre lei. Qui vi dico, non si può dire che assomiglia a lei e neppure che sia sicuramente una persona diversa, non si capisce perché non c'è una definizione, come sempre accade con le telecamere e sorveglianza, che permetta di riconoscere. Vi posso dire che Gabriella ha visto questa immagine e ha detto non è lei, con una certa sicurezza. E di solito le persone che conoscono davvero qualcuno sono quelle che anche d'istinto riconoscono la postura, tutto l'insieme, perché il viso non lo vede nessuno, insomma non c'è il viso delineato qua. Vi posso dire che ci sono due tentativi, controlli per poter verificare. Uno che è molto scientifico e secondo me bisogna farlo. Io ho anche chiesto a Paola e a Devan, foto di repertorio di Paola e Devan, di farlo e credo che mi faranno questo favore, però sono molto impegnati, quindi non so se potranno farlo proprio subito. Cioè di fare un esperimento, in pratica qua si vede questa colonna dietro, no? Io al momento non lo so quanto è alta sta colonna, di solito in queste zone così diciamo, queste specie di portici, sono almeno 3 metri di solito, ma mi butto a indovinare. Comunque insomma si sa dov'è questo posto, si può andare lì, misurare la colonna, ma ancora non sappiamo niente perché c'è la prospettiva, la telecamera è più in alto rispetto alla strada e d'altronde se guardiamo i piedi rispetto a questa zona, guardate la manina, si capisce che non è attaccato alla colonna questa persona, ovviamente, quindi cambiano molte cose, la prospettiva è un po' complessa da analizzare così. L'esperimento che si può fare è un altro, si prende una persona volontaria, magari, dico io, un po' più alta di Liliana, che non dimentichiamo, c'è una donna straordinariamente minuta, se non ricordo male, meno di 1,50 m, 1,46 m, non 1,48 m, mi sembra di ricordare, non vorrei sbagliarmi, magari mi sbaglio, abbiate pazienza, comunque insomma, è bassa, ecco, diciamo che è molto bassa. A me così distinto questa persona sembra molto più alta, ma magari mi sbaglio io. L'idea comunque qual è? Si mette lì una persona magari alta come Liliana o magari più alta, in questa posizione si hanno dei punti di riferimento qua in basso per capire la posizione, poi si va a fare una foto, ma non a caso, bisogna mettere questa macchina fotografica o telefono alla stessa altezza della telecamera che ha di fronte, usando un bastone per selfie evidentemente perché è un po' in alto, alzarlo in modo che sia lo stesso punto di visuale. A quel punto sono immagini comparabili e si può vedere se questa persona campione è più alta, uguale, meno alta di questa. Io credo che anche se con una piccola approssimazione si può fare questa analisi e potrebbe essere risolutiva perché io magari mi sbaglio, ma secondo me questa persona è parecchio più alta di Liliana, oltre al fatto di avere i capelli neri. Oltre a questo c'è da dire che ci sono fondate possibilità, visto che questa immagine adesso incomincerà a girare, no? Viene pubblicata sui social, è già comparsa in TV, sui giornali, che qualcuno si riconosca, come era successo con quell'altra immagine, che chissà magari era Liliana, ricordate questa qua del ciclista, che sembrava, vista da lontano, sono tutte uguali, rimane a telecamere, non si vede il viso, poteva anche essere, no? Poi è venuto fuori che era un ragazzo che si è riconosciuto, lui ha detto ma no, questo sono io, che c'entra Liliana. Può succedere lo stesso in questo caso, perché anche se l'immagine è sgranata, se sei tu ti riconosci, ma forse ancora di più che la persona stessa, chi convive conosce bene questa persona. Se questa è davvero una donna, che è possibile, magari il marito per esempio, o parenti vari, insomma lei adesso ha fatto la spesa, secondo me va a casa con la spesa più che buttarla via, è una mia idea, anche se comunque c'è la tradizione occidentale di buttare via il cibo, ma di solito un pochino lo si mangia prima. Comunque qualcuno che conosce bene questa persona potrebbe riconoscerla e questo risolverebbe un po' tutto. Ecco. Da notare a questo proposito che se riconosci te stesso o riconosci questa persona, ovviamente la prassi, la procedura sarebbe di telefonare alla polizia per segnalarlo, ma il rischio è che ti mandano un po' in malora perché
ormai si va verso le archiviazioni, non sono molto interessanti, sono impegnati a fare cose più importanti che rispondere a questi piccoli dettagli. Nel caso non ti badassero molto, insomma, ricorda che comunque ci sono anche i giornalisti, per esempio supponiamo che sei di Trieste, perché sarebbe difficile che sei di Roma e riconosci questa persona, puoi andare al piccolo di Trieste, cosa del genere, e comunicarlo, oppure sui social, una pagina Facebook, quello che è, o scrivi sotto il mio video o video di altre persone sotto l'argomento Liliana, ce lo fai sapere, poi magari ci dai anche le prove per evitare che qualche mitomane se lo inventi, quindi una foto di questa persona vestita proprio così, ma vista bene in faccia che si capisce chi sia davvero. C'è anche questa possibilità, secondo me. A me distinto non mi sembra Liliana perché i capelli sono troppo scuri, e anche un portamento strano, dritto, proprio marziale. A me non mi sembrava che Liliana fosse così rigida. E comunque Gabriele, che la conosce meglio di me, ha detto subito, non è lei. Riguardo a questo fatto, no? È stata mostrata a chi l'ha visto, dove c'era anche Sergio, fra le altre cose. Sergio che cosa ha detto? Che l'ha riconosciuta o no? Magari non mi sono perso qualche punto importante, ma mi sembra che non abbia detto né una cosa né l'altra. C'è un po' di diplomazia al riguardo, ecco. Qua devo dire, e non parlo di Sergio, parlo in generale, che c'è il dubbio, piccolo così proprio, che qualcuno dei protagonisti vari potrebbe dire la riconosco o non la riconosco per calcoli, anche se devo dire che io stesso non comprendo bene quali sono questi calcoli. Cioè in pratica, se è lei vuol dire che si è suicidata? E allora chi non vuole suicidio dirà non è lei? Oppure non c'entra questo col suicidio? Perché me lo chiedo, perché io credo poco a suicidio e quindi faccio fatica a stare dietro a questa tesi. Ma diciamo che a livello puramente teorico, soprattutto se dovesse accadere che parenti avessero idee diverse, tipo Sergio dice è lei e Sebastiano dice di no o viceversa, sarebbe un po' strano, perché tutti e due dovrebbero essere piuttosto sicuri. Vediamo, comunque vi dico come un piccolo consiglio amichevole, non sbilanciatevi subito a dire è sicuramente lei, perché poi tra un giorno viene fuori una persona a dire ma quella so io, si fa un po' brutta figura, no? Quindi andiamo un po' coi piedi di piombo, non c'è fretta. Per adesso c'è questo grosso dubbio, secondo me dal viso non si può ovviamente riconoscere che sia Liliana e neppure escludere categoricamente che lo sia. È una persona, riguardo i vestiti, ecco, forse questo è interessante, no? E i colori, io vi ho già detto che questo nero, a meno che non sia uno stranissimo berretto nero piccolissimo, non mi sembra compatibile col colore dei capelli di Liliana. Il giubbotto era grigio perla, un grigio neutro, qua mi sembra andare sul blu, quindi un po' diverso. Vediamo anche un'altra immagine, fra l'altro, qui il colore sembrerebbe un po' più simile, ma è la stessa persona? Non lo so. Da notare che qui, anche se è difficilissimo con immagini così sgranate capirlo, quasi impossibile, ma se questa parte qui, che magari mi sbaglio, è una parte del viso e forse non lo è neanche, si dovrebbe vedere il lato della mascherina nera, perché è inquadrata da dietro qua, ma un po' di faccia la prende, la mascherina non è solo qua, va, segue. Ma sono discorsi molto vaghi, perché qui proprio vedete che sono macchie in pratica, in cui si intuisce vagamente la forma, ma si fa molta fatica a capire. Comunque il colore qua sembra quasi troppo chiaro. Lei aveva dei colori di blue jeans, proprio del classico blu dei blue jeans, insomma. Qui ci sembrano grigi o grigio chiari, ma magari appunto la luce è un po' sballata in certe immagini. Qui vabbè, è incomprensibile, qua non si vede. Questa è l'unica che si vede. I colori qua, diciamo che i colori qui potrebbero andare bene, a parte il fatto che questo giubbotto a me sembra più sul blu che sul grigio. È un po' troppo scuro, i pantaloni non si capisce un granché, potrebbe essere un blu tipo blue jeans, quello è vero, molto coperti comunque da queste borse, è proprio una cosa del tipo vedi quello che vuoi vedere, insomma, se tu vuoi convincerti che è Liliana, dici che è Liliana, se non sei convinto basta che fai notare che ha troppo alta i capelli neri e improvvisamente non sembra più Liliana. Ma come vi dicevo, ci sono quei due tentativi da fare. Ecco, anche in quest'altra foto, sgranatissima, tutto quello che volete, quei pantaloni mi sembrano chiari proprio, Havana, che ricordano quelli dell'altra persona, ma diversi da quell'altra ancora. Però è tutto così sfocato che può essere anche la sfocatura a far variare la percezione del colore. Queste sono le immagini.
Non si capisce nulla, come vi avevo già anticipato, le immagini delle telecamere sono sempre sgranate, non si riconoscono i lineamenti del viso, si vede grosso modo i vestiti che potrebbero ricordare un po', con dubbi sui colori, comunque sia del giubbotto che dei pantaloni in alcune di queste immagini. Io ho qualche speranziella, piccola così magari, ma ho qualche speranziella che si possa avere qualche controllo magari per l'altezza, visto che c'è quella colonna di riferimento, si può fare quell'esperimento secondo me. E speriamo che non vengano fuori esiti diversi, perché so che c'è molta partigianeria, ma non incominciamo a raccontare bugie, insomma a fare esperimenti fasulli per ottenere quello che si vuole, perché qua è geometria, è prospettiva, è architettura, non è che si può inventare. Uno può verificare e scoprire che ha imbrogliato, se avesse imbrogliato. Un piccolo avviso da avvocato del diavolo. Adesso che cosa si fa? Adesso niente praticamente. Io qua non ho molta voglia di fare pistolotti finali, ci sono cose che avrei da dire, ma non credo questo sarà l'ultimo video su Liliana, perché adesso è interessante seguire gli sviluppi, di vedere che cosa soprattutto gli avvocati e periti di Sergio Resinovic faranno, perché si pensa che cercheranno un po' di contestare, diciamo, questa posizione della procura. Vedremo con che argomenti, vediamo se escono fuori altre cose. Ci potrebbero essere novità interessanti. Ironia della sorte, l'archiviazione del caso ha portato a grandi novità, per cui torna di gran voga, almeno per un po', prima dell'archiviazione totale forse, il caso di Liliana. Vedremo nelle prossime puntate, diciamo.